Questo video è offerto da Acufon, il telefono economico per tutta la famiglia. Acufon è un telefono rubato, incastrato in una scatoletta di acciughe. Geniale! Ma sentiamo com'è nato questo gioiello della tecnologia dalla viva voce del suo inventore, Paul Torment. Avevo appena rubato un telefono e vedo una volante della polizia proprio alle mie spalle. Cosa fare? Ho incastrato il telefono in una scatoletta di acciughe? Sa, io sono Giotto di acciughe. Poi ho scoperto che non era la polizia, era un'ambulanza che era venuta a prendere il mio vicino di casa, Ian. Beh, a quel punto Ian era già schiattato per cirrosi epatica, ma io avevo fatto una grande scoperta. È così che è nato Acufon. Acufon, il favoloso telefono rubato incastrato in una scatoletta di acciughe. Ordinalo subito collegandoti al sito in sovrimpressione. Grazie della linea ed eccoci al focus settimanale su religione e società con un testimone diretto. Qui con noi in studio oggi, infatti, c'è Dio. Ladies and gentlemen, reduce dalla sua tournée nel limbo, primo in classifica col bestseller La Bibbia, ecco a voi Mr. God. Come la devo chiamare? Dio, nostro Signore? Direi che onnipotente va bene. Bene, stasera abbiamo molta carne al fuoco, quindi direi di cominciare subito. Partiamo dalla parte imperfetta dell'uomo. Ad esempio... Capisco. Guardi, io penso che... Scusi se la interrompo, ma io non avevo finito la domanda. Sì, ma io lo so. Leggo nel pensiero, ho già capito la domanda. Lei sì, ma il pubblico no. Mi lasci finire. D'accordo. Ecco, partiamo dal cervello umano. Ad esempio, è imperfetto, ci sono errori che siamo obbligati a fare proprio per la natura stessa del nostro cervello. Finita la domanda? Innanzitutto devo sfatare un mito. Non è vero che io non faccio ricerca. Per esempio, il cervello umano l'avevo testato sui topi e sui topi funzionava. E come si spiega che negli umani funziona male? Cosa non ha funzionato, secondo lei? Non ha funzionato il fatto che siete dei fighetti di merda e in questo ristorante c'è troppa gente e c'è poca gente e ci sono le zanzare e l'acqua è troppo calda e l'acqua è troppo fredda e si suda e che due coglioni! Se preferite un mondo a 24 gradi di fissi, perfettamente igienizzato e disinfettato, dove nessuno si annida intorno al water, un mondo dove gli acari traslocano pieno di sacchettini di plastica con dentro la merda dei vostri cani addestrati a mettere le cinture di sicurezza, accomodatevi nel mondo dei fighetti mollicci, ma non nel mio. Nel mio mondo si suda. Una cosa che non ci convince è che il mondo che lei ha creato non sia tutto rose e fiori. Ad esempio, gli schemi su cui funziona la natura sono piuttosto crudeli. Crudeli? La mia natura non può competere con la vostra stronzaggine. Ieri sono stato in un ristorante giapponese con dentro una vaschetta piena di pesci e due tartarughe parcheggiate sulla plastica. Sarebbe come se lei vivesse nella casetta della Barbie. Pensi che vita di merda. Stare lì, nello sgabuzzo delle scope, tutta la vita, a vedere gruppi di babbei che si mangiano i tuoi simili e sparano cazzate micidiali. Se non è crudeltà questa. Sì, ma noi trasformiamo il mondo perché siamo una specie curiosa, vogliamo sondare, imparare. Ragazzi, non ve l'ho mica detto io di guardare MasterChef. Scopate, cazzo. Siete curiosi. Sondate i mille modi di buttarvela al culo. Industriatevi. Ecco, a proposito di cosa sia opportuno o inopportuno fare. Lei, ad esempio, nel libro della Genesi dice che... Prego? Dicevo, nel libro della Genesi... Il libro della Genesi? Beh, va bene, ma non si alteri. Io non mi altero, coglione! Io mi adiro, e se mi adiro, io ti ardo! Buonasera, dove eravate rimasti? A questo! Scusate, è stato più forte di me. Scusate, colpa mia. Mm.
Bene, continuiamo con la nostra intervista. Si parlava del libro della Genesi. Qua non ci capiamo. Rispondi a questa domanda. Chi è che ha scritto la Genesi? Beh, il libro della Genesi è un libro contenuto nella Bibbia, precisamente nel Pentateuco. E... No, non mi interessa le vostre fregnacce da fighetti mollicci. Dimmi chi ha scritto la Genesi. È un libro ispirato a lei, no? Eh sì, è facile come domanda. Chi l'ha scritto? Io non saprei. Ma come fate a prendere per buono un libro che non sapete neanche chi cazzo l'ha scritto? Beh, sono testi tramandati dagli antichi. Amico, gli antichi hanno tramandato che se mangi una pianta resti incinta. Non è che adesso bisogna credere a ogni fregnaccia che scrivono gli antichi. Ma ti par che non son buono di creare tutto insieme? Secondo te, un giorno devo fare una roba, un giorno creo l'altra. Ma secondo te, se proprio dovevo cominciare da una cosa, partivo dalla figa, cribbio. Ma dunque il popolo eletto? Sia chiara una cosa, io non ho eletto nessun popolo. E poi ti pare che ho un popolo eletto e non so neanche gli americani? Ma ti paro così fesso? Ecco, ma se io prendo ad esempio un animale velenoso, il veleno l'ha creato lei? Guarda, io ho sparpagliato un po' di roba in giro, forse con qualcosa mi è scappata la mano, ma per il resto siete voi umani che dovete gestirvela. Dunque il libero arbitrio esiste, l'uomo può fare il bene e può fare il male. Io non l'ho mai messa in termini di bene e di male, il gioco è questo, tu fai una cosa e poi vedi come va a finire. Non capisco. Certo, non devi capire, devi sentire, lo scopri dopo se era una cazzata. In autostrada tu puoi stare sulla tua carreggiata o andare in quella opposta. Perché stai sulla tua? Perché se vai nell'altra, muori! Semplice. Però c'è l'amore. L'amore è come Babbo Natale. Tu non ci credi, ma fai come se ci fosse. Sì, ma il dolore, l'angoscia... Fate tutto da soli. Se tu vivi in un mondo dove tutti vengono mangiati, non ti stupisci affatto di venir mangiato. Giochi al gioco e quando è finita è finita. E impari a correre veloce, perché se non corri, muori! Semplice. Sul piano soggettivo forse, ma sul piano oggettivo esistono individui importanti proprio come individui. No, è importante uno che importa a qualcun altro. È l'immagine che tu importi dentro di te che fa di lui un essere importante. Mi faccia il nome di uno famoso. Non saprei. Il Papa? Ecco, diciamo che muoiono tutti gli abitanti della Terra e resta vivo solo il Papa. A questo punto il Papa... è ancora famoso? Beh no, è ovvio, perché... Perché non ci sono più gli altri. Erano gli altri che lo rendevano famoso. Eppure, anche messa così, ci sono uomini molto potenti. Io sono potente, cazzo! Vuole un aspirapolvere? Bene, ci vediamo fra qualche secondo. Adesso c'è la telepromozione. Lei sa, vero, che... come da contratto... Lo so. Dov'è il testo che devo dire qua? È lì sul monitor. Ha bisogno di un gobbo. Ma che gobbo? L'ho visto, lo so già a memoria. Sono Dio. Non sono mica un fottuto attore di fiction. Salve. Anch'io ho voluto comprare acciù, il telefono rubato incastrato in una scatoletta di acciughe. Dice, ma cosa te ne fai di un telefono tu che sei Dio? Beh, intanto mi piace la forma e poi è sempre utile, per esempio per la famiglia. Ecco, vedi? Pronto? Ciao Cristian. Come crocifisso? Un'altra volta! Acciufon, lui ce l'ha già, ma puoi averlo anche tu. Telefonando al numero in sovrimpressione. Bentornati. Molti si chiedono, ma se lei esiste, perché permette tutto il male che c'è sulla Terra? E lei trova un nesso fra le due affermazioni. In che senso? Ieri hanno beccato uno che ha sotterrato 15 cadaveri in giardino. Secondo lei non esiste? Sì, ma qui stiamo parlando di Dio, l'essere che è pura bontà. E chi l'ha detto? È scritto che... Ancora con sti libri? Ma è possibile che vedete dei caratteri dorati e pensate che il libro è mio? Io ho fatto il mondo, non sto mica a sindacare sulle vostre puttanate. Se dovessi correre dietro a ogni cazzata, dove starebbe il divertimento? Ah, quindi secondo lei l'omicidio è una cazzata? Vedi tu? Mi avanza ancora qualche giornalista? Sì, ma ditegli di stare attento, perché oggi mi sento in forma. Va a finire che incenerisco tutto l'albo. Bene, si faccia una domanda e si dia una risposta. Loardo
o non lo ardo? Scherzavo. Io no. Volevo sapere, ma lei è libero anche di non rispondere, se lei è d'accordo che nelle scuole italiane si insegni la religione cattolica. Io non sono d'accordo che nella scuola pubblica si insegni. E come fanno gli studenti a imparare? Ma ci sono già le istruzioni, sono scritte nel mondo. Se ti butti dal decimo piano, muori! Ecco perché non ti butti dal decimo piano. Ma ci vuole molto tempo a imparare così. Di tempo ce n'è un sacco. L'unica cosa che non manca nell'universo è il tempo. E lo spazio. Sono la stessa cosa, no? Il mondo è apparenza. Vabbè, non stiamo a sottilizzare. Qual era la domanda? L'ora di religione. Ah già. Vi risulta che io abbia mai detto che serve una religione? E così non aiuta la sua causa. C'è già un sacco di gente che dice che lei non esiste. Cosa? Chi è che lo dice? Non faccia scherzi, riappaia per favore. Oh cazzo! Troppo divertente. Tu, sia serio. Io non sarò mai serio. Io sono colui che è. Ha mai sentito dire che io sono colui che è serio? È un modo di dire. Sì, è un modo di dire una stronzata. Il mondo è un gioco. Qua è tutto un funerale, tutto un piagnisteo. Ma ridete, cazzo. Scopate, godetevela. Smettete di pensare a quello che avreste potuto fare. Pensate a quello che ancora potete fare. Io sono onnipotente, ma è una noia mortale. Vuole un termosifone? Prenda un termosifone. Lei che mondo vorrebbe? Vorrebbe? A me? Per me non esiste il verbo vorrei. Io voglio, io posso. Voglio un autobus. Ecco l'autobus. Ma quello che mi stupisce è che voi, che siete un coriandolo a carnevale, pensate di poter avere un'immagine d'insieme della festa. Pensate che questa terra sia una roba unica. Pensate di poter misurare il tempo che c'era prima di voi. Ma prima di voi io ho fatto altri mondi. Il motivo per cui inserisco un batterio come l'essere umano è che prima o poi il mondo deve finire. Il vostro scopo è quello di pulsante di autodistruzione. La scommessa è capire quando succederà. E poi? E poi? Poi butto via il mondo marcio e faccio un mondo nuovo di zecca. E quale sarebbe il fine ultimo, lo scopo di tutto questo? Dio mio, è arrivato lo scopo. Io non ho uno scopo. Il mondo è un gioco puro divertimento. Sì, ma perché lo fa? Perché mi rompo i coglioni. Avete idea di cosa sia una vastità? Avete la minima idea di cosa significhi essere onnipresenti? Entro in un bar ed ero già dentro. Na vita de merda. Vogliamo adesso parlare dei miracoli. E cosa sarebbero questi miracoli? Beh, guarigioni inspiegabili, avvenimenti al di fuori delle leggi della... Ma mi spieghi una cosa, ma perché tutto il resto voi ve lo spiegate? Voi pensate che siccome sapete che l'acqua bolle a 100 gradi, che è un numero che vi siete inventati voi, avete capito cos'è l'acqua, perché sta lì, quale volontà la spinge a bollire a 100 gradi. Ma non vi accorgete che il mondo stesso è un miracolo? Vi stupite per uno che cammina sull'acqua e non vi stupite per l'acqua. Non siete capaci di meraviglia quando tutto intorno a voi è meraviglioso e stupefacente e vi sparate in corpo sostanze che modificano la percezione quando in condizioni normali non avete idea di cosa dovete percepire. Una galassia superba e variegata vi gira intorno dal giorno in cui nascete e non ve ne accorgete nemmeno. Milioni di onde vi urlano in ogni momento il richiamo disperato della vita e voi perdete tempo a spostarvi nelle vostre macchinine come topolini ciechi in un labirinto che non porta da nessuna parte e mi venite a parlare di miracoli. Il vero miracolo è che il mondo non sia ancora esploso nonostante il micidiale ordigno ad orologeria che si chiama essere umano. Bene, posso farle ancora una... Tra poco, il fortunato programma Coglioni sotto la doccia. La prossima settimana... Vorrei rivolgermi a quegli sfigati degli atei che si credono i più furbi. Vi faccio una domanda. A cosa vi serve passare il tempo a dire che io non esisto? I casi sono due. O io esisto e allora nell'aldilà farete una figura di merda nei secoli dei secoli, oppure avete ragione voi. Io non esisto e in tal caso quando morite finisce tutto e non potrete vantarvi con nessuno perché non esiste più un cazzo di nessuno che abbiate ragione o che abbiate torto vi dice male. Coglioni! Salve, sono Dio e devo farvi un annuncio.
È il ciodo de ferro vecchio della meccanica, della meccanica. È il ciodo de ferro vecchio della meccanica de precision. Hai bella mechime comica, mechime comica, mechime comica. Hai bella mechime comica della meccanica de precision.